punti d'oro in palio al Vallese di Alba Adriatica. I rossoverdi ospitano il Monte Silvano di Antignani, ad un passo dalla salvezza matematica. L'Alba, in piena zona play-out, è guidata da Restellini, dopo la squalifica di Roberto Vagnoni nel match casalingo con il Giulianova. Un primo tempo ben gestito dai locali che si affidano agli spazi sulla fascia destra per servire i centravanti in area di rigore. Al terzo minuto è Antonacci a pescare l'inserimento di Passamonti, ma il capitano non inquadra lo specchio della porta. Il Montesilvano risponde con quello che è di fatto l'unico tentativo ospite nella prima frazione di gioco. Su calcio piazzato Alessandroni svetta in area, ma Porrini si supera e allontana sulla respinta il direttore di gara Battistini di Lanciano, ferma tutto per offside. Al 24esimo Padovano sfiora il vantaggio, la trama è la stessa, Pantoni sulla destra pennella per il classe 2004 che colpisce il palo a due passi dalla porta. Al 36esimo è sempre il numero 10 ad inventare, questa volta sulla fascia opposta per Matteo Giri che spedisce alto. Ad inizio ripresa Antignani inserisce Daca e Sammaciccia, fuori Pento e Di Renzo. La prima vera azione pericolosa si registra al 27esimo con il neo entrato Davide Daca che spalle alla porta controlla, protegge e lascia partire un raso terra sul quale Porrini è attento e blocca. I locali alzano il potenziale offensivo, fuori il centrocampista Emili, dentro la punta Montano, in campo anche Di Benedetto per provare a sbloccare il match. A 5 minuti dal triplice fischio Di Benedetto si incarica della battuta di una punizione in una posizione interessante, l'esperto attaccante cerca direttamente la porta ma Mastro Girolamo in tuffo allontana e nega il gol ai rossoverdi. Al 42esimo Rossini si coordina ma trova la deviazione della retroguardia ospite. Si accendono le proteste per un tocco di mano che l'arbitro non ravvisa in area di rigore e nel finale l'ultima occasione è di marca ospite con la punizione di Mario Petito. Il tiro del capitano attraversa l'area di rigore e si spegne sul fondo. Un pari che fa più comodo al Montesilvano che ora raggiunge quota 40. L'Alba Adriatica invece ottiene un punticino importante in vista del derby salvezza del prossimo turno con la Sant'Egidiese.